Ciao a tutti, sempre io, Davide di Audio Costruzioni. Oggi voglio farvi vedere un bel prodotto molto interessante di costruzione, anzi, o meglio, di progettazione italiana e l'assemblaggio avviene in Cina. È della ditta Lissen & Co. Voi non la conoscerete perché è una ditta nuova, comunque è stato importatore dal 2012 di Mingda per l'Italia, quindi un'azienda con una solida esperienza. Ecco, questa solida esperienza si è tramutata in questo bel amplificatore integrato, si chiama LC01, ibrido, no? È un 80 watt che monta 4 valvole drive, 12 AX7, 12 AU7 se non vado errato, AT7, 12 AU7, 2 e 2. E come dicevo prima, 80 watt, dimensioni classiche, costruzione tutta diciamo in alluminio, molto bellina, no? Molto molto semplice come uso, perché abbiamo le 4 entrate linea e il polammello del volume. Questa volta è stato messo a sinistra invece che a destra. Bellissimi i V-meter, vedete, retroilluminati blu. Naturalmente hanno un po' copiato a Macintosh, ma hanno fatto bene, perché, e devo dire che anche come funzionamento sono molto molto efficaci. Vedete come rispondono bene, non sfarfallano, li hanno lavorati veramente molto molto bene. Essendo un ampli ibrido, rimane tra gli amplificatori delicati, diciamo così, anche se gli 80 watt si sentono e riescono a pilotare bene le casse. Da quello che ho notato, ho fatto un ascolto abbastanza veloce, il basso c'è, è presente, però ci troviamo davanti a un basso molto molto controllato, assolutamente non lasciato andare, boom. Poi l'apparecchio naturalmente andrebbe rodato per almeno un centinaio di ore per tirare fuori il meglio. Ecco, Lissen & Co. ha pensato di non mettere il telecomando come tutti gli apparecchi, diciamo, di fascia alta, o almeno come molti apparecchi di fascia alta minimali. Hanno fatto questa scelta, non so se è giusta o sbagliata, comunque questo è. Ora ve lo vado a far vedere anche dietro e dopo lo vediamo anche dentro. Ecco, dietro troviamo le 4 entrate CD e poi dopo altre 3 tutte linea, no? I connettori per i diffusori classici che prendono tutto, sia la banana che la forcella e il cavo spellato, e la nostra, diciamo, vaschetta VDE, quella solita con il cassettino per il fusibile sotto. Costruzione molto sobria, molto, diciamo, ecco, abbiamo smontato il coperchio superiore e cosa ci ritroviamo dentro? Allora, le nostre 4 valvoline, molto bellino anche questo, l'attacco che le tiene giù praticamente, quindi le tiene ben incastrate, nel caso di spedizione diventa molto molto interessante. Ecco qua c'è la nostra basetta con un bel dissipatore. Tra l'altro è molto carino perché è, diciamo, ramato oro o fatto un trattamento che sembra oro. Ecco, molto molto bellino. E qua troviamo la nostra alimentazione col nostro grosso trasformatore. L'apparecchio molto molto interessante. Ecco, non vi ho detto il prezzo. Ad oggi, siamo a fine 2017, il prezzo di listino è 1049 euro. Bene. Spero di esservi stato d'aiuto. Un saluto da Davide di Audio Costruzioni.